L'Eciso, le sue parole a Domenica Live, ha veramente lasciato Albano? Dopo le indiscrezioni sulla presunta separazione da Albano Carrisi, Loredana L'Eciso rompe il silenzio da Barbara D'Urso. Cancelletto Loredana L'Eciso, dopo le indiscrezioni lanciate da Oggi, che hanno affermato una separazione tra lei ed Albano, rompe il silenzio e lo fa nel programma Cancelletto Domenica Live condotto da Barbara D'Urso, video. Cosa mai avrà detto la bionda showgirl? Ha veramente lasciato Albano? Dove ha passato il Capodanno? Mentre Albano e Romina stavano esibendosi a Maratea nel programma L'anno che verrà condotto da Amadeus. Ecco le sue ultimissime dichiarazioni. Loredana L'Eciso, dichiarazioni sulla tournée di Albano e il Natale. In merito alla tournée in Germania di Albano e Romina, Loredana ha detto, intanto ci terrei a dire una cosa, nessuno ha lasciato nessuno, che è stato un allontanamento che non è nato da quella situazione, Albano e Romina insieme in Germania e le provocazioni della Power sui social en. Ma da altre cose. Non ho gradito alcune esternazioni e sarebbe stupido se vi dicessi il contrario, però alcune cose arrivano qualunque sia il movente e ti assicuro che fanno male. Con Albano e ho costruito una famiglia e non voglio passare per il terzo incomodo. Quando ho conosciuto Albano eravamo due persone libere, poi è arrivata qualche situazione involontaria, non da parte di Albano, ma dall'altra parte. Poi la L'Eciso ha affermato che non ha passato il Natale con i figli perché ha avuto una ferita nel cuore. In seguito, alla 45enne di origini pugliesi sono state fatte vedere le immagini dell'esibizione di Albano e Romina nel programma L'anno che verrà andato in onda il 31 dicembre 2017 su Rai 1 tenutosi a Maratea e condotto da Amadeus e dopo ha detto, beh io trovo molto bella quest'esibizione, trovo molto elegante il conduttore Amadeus perché non ha cercato alcun tipo di gossip e bellissima la violinista di Albano. Capodanno 2018, dov'era Loredana? Ma dov'era Loredana L'Eciso mentre Albano e Romina erano a Maratea? Ero a Pavia, ha affermato. Poi ha aggiunto io non vorrei essere nel ruolo di Albano, se dovessi dargli una colpa è che non prende posizione e lo fa in maniera pulita, forse per proteggere qualcun altro. Albano è un uomo di pace. Il 2017 non è stato un anno felice, né per me né per Albano. Io voglio bene ancora ad Albano e lui lo sa, la nostra è una coppia normale, abbiamo avuto i nostri problemi ed i suoi problemi di salute ci hanno avvicinato e quando stava male lo amavo ancora di più. In risposta al monologo della Littizzetto a Che tempo che fa. Dopo che le è stato mostrato il monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, nei confronti della presunta separazione con Albano, ha affermato, quel biscotto a forma di cuore, mostrato da Albano e Romina nella in Germania quando erano in tour, mi ha dato fastidio per il modo in cui è stato posto, però ad onor di verità mi ha spiegato Albano che pensava fosse qualcosa di tipico nel periodo natalizio di quella località ed ha ribadito che nessuno ha lasciato nessuno. È solo un momento interlocutorio che ci ha spiazzati. Io credo fermamente nella buona fede di Albano. Le parole su Rita Dalla Chiesa e le affermazioni di Albano da Costanzo. In merito alle parole di Rita Dalla Chiesa rilasciate in sua difesa ha detto, devo dire che Rita adora Albano ed è la sua vera amica, ci conosce molto bene. Convivo con Albano da 18 anni ed i miei figli hanno un carattere molto forte ed Albano è innamoratissimo dei loro bambini. Albano è una persona che stimo dal cuore e per le sue fragilità, lui è un uomo di grande chiarezza e di grandi decisioni, di questo ne sono convinta.
In merito alle parole di Albano dette da Maurizio Costanzo nell'intervista, con chi sono sposato mentalmente? Immagina, intendeva a me, ne sono certa. Quando torno a Cellino? Presto. Dopodiché, Barbara D'Urso ha preannunciato un fuori onda di Albano con Romina nel capodanno di Maratea, che però la conduttrice non ha voluto mostrare per rispetto alla showgirl pugliese.